Poi dopo che ovviamente c'è stato il primo brindisi della giornata, improvvisamente il DJ cambia improvvisamente il tono di voce e ovviamente è sempre un po' più frizzante. Poi andiamo verso il traguardo della giornata, cioè, taglio torta, poi sembro, no? Veramente okay. Quello che rende la folletta praticamente. Ed è a fine serata, a fine festa che gli sposi dicono: ma esatto, che cacchio ho fatto, ma perché? Stavo così bene nel ventre della vacca. Mi sto preoccupando perché dopo 15 anni di fidanzamento con la mia compagna, che nonché la mia amica, abbiamo deciso: ciao Marta, buona serata. Ciao Marta! Non lo sposare, sposatene altri 100 in altre nazioni. Tutti i matrimoni annullabili, spassatela. Però io ho visto Marta molto brava, perché poi devi tenere, sa fare i balli di gruppo, tu di quelli, divertente. È tanto divertente, perché tu devi spostare questa mandria che cerca di imitarti, ovviamente le mosche fai, però ognuno si va proprio fatto il suo, no, e quindi. Vabbè, poi comunque c'è sempre la zia di turno di ogni matrimonio che comunque dice: io vado alla scuola di ballo, allora poi va in contrasto tra Marta e la zia, allora vedi la zia che va a destra e Marta che va a sinistra, così creano due squadre. Che ancora lucidi, sì. Oppure c'è, diciamo, l'animatore di turno durante il matrimonio che viene a fine serata: scusa, ma tu sei DJ, cioè dopo che ho fatto quasi 8 ore di lavoro, no, che ti vedi dietro, sono il padre della sposa. Comunque, senti, complimenti, siete bellissime. Grazie, dal vivo, dai, che non possiamo dare niente. Facciamo un applauso così. Grazie, siete bellissime, anche nelle mutande.